Buongiorno da Londra, eccoci qua. Londra, i bus, li chiamano bus ma sono alti, i cavalli chiamano horse, cioè, boh, è strano, è un posto strano veramente, però qui è all'incontrario, le strade sono larghe, le chiamano street, cioè, boh, non si capisce niente, tu come farai? Ma, a parte le battute, ho portato proprio un gran sole, eh? Che tempo! Adesso verso mezzogiorno, più una sdraietta, mi metto a più al sole. Ah. Con questo passo dove volevo arrivare? No, andavo più forte, dai. Passo londinese. Azione 40 pound, grazie a lei. No, si sono scordati di metterci la in davanti. In cula. Cioè, veramente, con tutti i panni poi. La canzone la sapevo diversa. La fregna! io lo sapevo così, mica. Sa quanto vorranno per affittare un appartamentino qua? Una mansardina c'è per me? No? Anche a tetto, che ne so. No, eh? Qui in Kampala si prende figa, guarda che lavoro. Tutte fighe, dietro uguale, va. Mamma mia, sta pieno. Ma quanta figa c'è qui in Kampala? Mamma, guarda. Mamma mia! Bello, è bello, ma... Capo, mette l'orologio! Eh no, ma guarda, va indietro, va. Ma che parlo piano, va indietro, guarda! Guarda che l'avevo 20 minuti indietro, dopo dici gli inglesi siamo puntuali! Sente che puzza di capitone? Ah, puzza d'anguilla! Eh? Ma cafone di che? Cat, it's on the bridge! The cat is on the bridge! Meow! Ma non si può fare niente a Londra, il gatto no, ma non si può fare manco che c'hai? Mancamento. Perché? Perché un momento prendo sotto il culo. C'è mancato. Quindi com'è andata la cosa? È che ti ha suonato il pullman, non lo so, non mi reso scioccata. È scioccata, un momento mi prendono sotto, vabbè, oh, ma l'avevo visto io, eh. Questa è una cristeria. Cristeria. Cristo è la birreria, è una cristeria, può essere anche in cristorante, eh? Ci sono dei cristoranti? Sì, sì. Pullman, sì, guarda. Che bello. Siamo tornati a casa. Lo basso, capito, è top, perché tu... Vai in giretta, pennello al top, te lo metti al top, perché fa sta cosa tipo se ti spruzzano con la pompetta dal barbiere, top. Qualcuno che aveva nostalgia dell'Italia. E eccoci, mangiare un po' italiano, auguri, cin, ma che brillucci. Questa è da scherma, Ti mancava l'Italia? Sì. Vai. I cappelletti. Arzughe? Come so? È vero? Sono contento. Volete sentire a casa a Londra? Tutto arzughe al punto giusto. Tutto arzughe. Ciao nonno! Grandi! Ristorante in Parma, vero? In Parma. Vedere tutta questa gente, tutta questa movida mi fa un po' effetto sinceramente. Guardate che lavoro, la città è viva, si muove, non è ferma. Vedere una città così mi rincuora un po'. Speriamo presto anche noi, perché cioè, respirare l'aria della normalità è diventato raro. Piccadilly.
picca. Mamma mia, raga. È lui o non è lui? Certo che è lui. Ah, lo schiso. Guarda come schiso anche a Londra. Love, sex, American schizzes. No. Anyway. It's full. Sta pieno, raga. Mamma mia. Sta proprio pieno. It's full. It's full in London. Le palle, però. Sono solo perché Chiara è al lavoro. E ce la farò passare anche questa giornata, sì, sicuro. Vorrei tanto andare a Portobello Road perché c'è il mercatino, quindi muovete qualche destro sinistro di pasto misto. Morning breakfast, cucazzo fuori, inside a Tom, bread, marmalade, don't cool me, bella casettina, veramente è bellissima, eh? Qua c'è il piano tutto il giorno, la cucina abbastanza grande, frigorifero, siamo messo le farfalline, c'è il giardino fuori, stanno i bagni con due camere, top. Guarda, ho messo pigiama all'incontrario, cioè, wrong pigiama, mamma mia come vuoi questo inglese. Via, adesso mi ho preparato, arrivo a Londra, eh! Vedi una cosa, il lavandino questo, come si fa uno a lavare? Con lavandino lungo così. Io boh. Questi sono strani comunque. Come cazzo fa? Se voglio beve per risputa l'acqua vado una capocciata. Io boh. Oggi sono uscito un po' così, un po' cantante, sì. Occhiali rubati dalla mia sorella, occhiali te l'ho rubati, ok, vedi sta storia, sai che te l'ho rubati. Rubai un po' l'inglese e un po' l'italiano. Te l'ho rubati, quindi. Però sono un po', capito? Sì. Yes, I'm cantante! Yes, I'm. Singer, singer, I'm a singer. Grande, son cantante, sì, sì. Sì, sì. Sorca. Arzughe. Di qui arzugano tutti. Questi pescano le nutrie. Siamo a Camden, è come tornare un po' agli 80. Che bello. Gli inglesi ci avranno pure tante colonie, ma le volte puzzano come le capre. Cioè, ce l'avamo? Scegliere da mangiare qua è un po' come quando accendi Netflix e non sai che cazzo guardare. È uguale. Che ne mangio? L'hamburger, il sorce, il castoro. Quanto è facile spaventare le persone. Perché? Ma qua i vegani possono entrare? Dove? A Carnaby. No. Dove sono? Vado a trovare Chiara. Lavora qui da Harrods. Quindi adesso la vado a prendere e poi torniamo a casa. E niente, visto che me l'avete chiesto in tanti. Vedere mia sorella qui al lavoro, l'ho vista crescere, vedere che sta crescendo anche sotto questo punto di vista è veramente bello, emozionante.